E allora ragazzi, siamo qui finalmente, dopo mesi di rincorsa. Oggi abbiamo con noi Mauro Boselli. Chi è Mauro Boselli lo sapete tutti, non è stato facilissimo, lui è stato gentilissimo, ha trovato un varco nella sua agenda piena, nei suoi impegni, e quindi io sono fiero, felice, orgoglioso, contentissimo di potervi regalare questo Tre Chiacchiere con questo grandissimo personaggio, una colonna portante del fumetto italiano. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al Tre Chiacchiere con. Oggi sono veramente veramente emozionato, poi chi mi conosce lo sa, perché da texiano e da bonnelliano di lunghissima data, lunghissima, adesso non è che sia così, così grande, però di lunga data, oggi abbiamo qui Mauro Boselli. Grazie, grazie mille di aver accettato. Ciao. Ciao Manuel, ciao. E, insomma, un piacere, un onore enorme, perché io sono cresciuto con Tex, sono cresciuto non con... Questa intervista, ma vedranno te o vedranno me? Tutti e due in contemporanea affiancati. Però doppiamente felici. Esattamente, sì. Tipo quelle di Mai Dire Gol, esattamente. Come oppure le Iene, sì. Esattamente. E, intanto, dopo i ringraziamenti di rito, ma sentiti veramente, perché è un piacere enorme, intanto volevo cominciare con i complimenti, perché è notizia di qualche giorno fa che ci davamo del lei o del tu? Ci diamo del tu. Ok, grazie mille, grazie mille. Notizia di qualche giorno fa che tu sei diventato colui che ha scritto più pagine nella storia della Sergio Bonelli Editore. Sì, è stato abbastanza, non dico totalmente inaspettato, perché sapevo di essere sopra le 40.000 già, perché lo scriviamo ogni tanto nella mia biografia, ma è stato inaspettato e anche abbastanza sorprendente lo stesso, perché io scrivo e non penso certo a fare dei record, però sono anche, però ho un po' la tendenza a fare i record, nel senso, più chilometri in bicicletta, più chilometri su uscita al fondo, più montagne scalate di 4.000 metri, una volta facevo queste cose, adesso che sono sedentario, scrivo. Quindi e poi mi ricordo... Che tanti anni fa. Una competizione innata. Sì, competizione con me stesso, attenzione. Certo. Mi ricordo che quando è uscita la mia prima storia di Tex, avevo compiuto 40 anni. Per cui Sergio Bonelli mi disse, con il suo tono burbero affettuoso, con una pacchetta sulle spalle, dice, comincio un po' tardi, è un po' troppo tardi. Dice, non è che combinerai molto. Lo vuole dire, per fortuna l'ho smentito, ma lui ha fatto tempo a saperlo. Ma magari era proprio per spronare, perché... No, beh, il nostro rapporto era particolare. Lui era un grande, grande editore, grande maestro, ma ti assicuro che era anche molto simpatico, eravamo amici, mi aveva costretto a dargli del tu, ma incuteva anche terrore a tutti noi. Le pacche sulle spalle di cui ti ho parlato saranno state 3 o 4 in 20 anni di collaborazione, per cui più di 20 anni. Quindi, beh, magari c'è qualcuno che non ne ha presa nessuno, insomma, quindi magari... Ogni tanto ce lo diciamo. L'altro giorno con Bacciglieri ci siamo detti, lui diceva, quella volta che Sergio mi ha detto che bella questa storia, e Bacciglieri mi diceva, oddio, andate via, che sfiga, che è successo? No, io vedo tutto perfettamente. Ah, ecco, no, sono io che non so usare il computer, scusate. No, vedo tutto perfettamente. Quella volta... Che Bacciglieri, appunto, ricevendo un complimento da Sergio, mi disse: beh, Sergio, sì, ho fatto quel che potevo. E Sergio subito, come per dire, come ti faccio un complimento e tu reagisci così. E io gli ho detto: mi è successa questa cosa una volta. Sergio mi ha detto: questa idea che hai avuto è veramente originale. Questa storia a casa di Bambole in Dante, no, sono sorpresa, veramente originale, bravo. E ho detto: veramente, Sergio l'ho presa da un vecchio racconto. Allora, in quel caso, lui si è incavolato. Insomma, non riuscivo, eravamo tanto poco abituati a ricevere complimenti da Bonelli, che a volte reagivamo in questo modo, ritornava a essere il burbero padrone del vapore. Sì, comunque era comunque una figura molto, molto importante, quindi insomma è giusto pure che avesse questo peso. Adesso, tra qualche giorno noi faremo un ricordo di Sergio Bonelli e Gianluigi per Lucca Comics, sì. Lo sarà trasmesso a Lucca Comics, forse si vedrà anche su internet, e ricorderemo queste due figure enormi. Io, Gianni Mono, Michele Masiero, direttore, eccetera, eccetera, e Graziano Pagliani. E sono due figure enormi a cui io devo dire, devo moltissimo. Il libro su Gianluigi Bonelli sta per uscire. Ci sarà anche un brevissimo mio scritto a cura di Gianni Bono. E finalmente c'è un libro su di lui.
Sì, ma, e quindi lo aspettiamo tutti con ansia. E quindi dicevamo, colui che ha scritto più pagine, intanto devo dire che da texiano ti devo fare i complimenti, perché continuare a tenere alto il livello di un personaggio che esce da più di 70 anni è una cosa difficilissima, insomma, nel senso è un impegno molto serio, molto importante, insomma. Posso dire questo, che è vero che ho scritto più pagine e ho superato Gianluigi Bonelli di qualche centinaio di pagine, però bisogna dire che io sono sulle spalle loro, cioè come si dice sempre, i moderni sono sulle spalle degli antichi, sulle spalle dei giganti. È molto più facile essere sulle spalle dei giganti, quindi parti già da una certa altezza. E quindi Tex è un personaggio straordinario, certo è difficile da scrivere, io ho avuto la fortuna di conoscere gli autori, di leggerlo fin da bambino, si può dire immergermi nell'atmosfera di Tex della casa editrice. Ho avuto dei maestri grandissimi in attenzione, i maestri di cui ti parlo, Gianluigi Bonelli, Sergio Bonelli, Lucio Canzio, Tiziano Sclavi, non è che ti insegnavano come si fa nelle lezioni frontali, semplicemente tu li vedevi lavorare e assimilavi il loro modo di lavorare, quindi praticamente è così che noi abbiamo gestito, diciamo così, in casa editrice il lavoro. La prima volta che sono arrivato in Bonelli, proprio nella sede centrale, Canzio mi ha chiamato e ha detto: bene, stamattina cosa diamo a fare? Scrivi la rubrica La Posta Misteriosa. Però ti rendi conto che non avevo mai scritto una rubrica La Posta Misteriosa. Leggevo, ma il mistero era appena uscito, è uscito da un anno, io lo leggevo, avevo visto il primo numero perché frequentavo già la casa editrice, mi sono messo lì e l'ho scritta. Era come avere un esame di maturità ogni giorno. Subito. Certo, certo, poi cominciare con in questo modo si impara sicuramente. No, beh, poi sul campo, se uno appunto ha le capacità, poi secondo me si impara anche più velocemente, se uno riesce appunto a capire e ad assorbire da chi gli sta intorno, insomma, quindi... È vero che allora c'erano questi grandi, adesso invece ce ne sono un po' meno, io e pochi altri siamo rimasti della vecchia generazione, abbiamo ancora degli autori giovani molto in gamba. Il fumetto non è così diffuso come un tempo, ma speriamo che si riesca a portare avanti questa tradizione. Io spero di poter dare il mio esempio che deriva da loro e trasmetterlo a qualcun altro. E lo scopo di questi miei tre chiacchiere e del mio canale in parte è anche quello di portare, di far capire ai giovani che lavoro c'è dietro, che passione c'è dietro, in modo che che possa essere contagiosa e quindi portare tanta gente a scoprire che cosa vuol dire scrivere Tex nel 2020. Ti rendi conto che il personaggio del 48, quindi ha 72 anni, effettivamente il problema principale è rimanere fedele a un personaggio che uno potrebbe dire è invecchiato, esprime i valori di altri tempi, ma non è esattamente così, perché i valori che Tex esprime, cioè la giustizia, la fratellanza tra gli uomini di diverse razze, che sono poi le idee che ha avuto Gianluigi Bonelli negli anni 50, sono valori di tutti i tempi. L'eroe classico come lui, quello che risolve i torti e quindi soddisfa le aspettative del lettore che nella vita non ha questa possibilità di vedere giustizia fatta con grande, anzi, voglio dire, il mondo va a rotoli in questi tempi, esatto, più che mai. Quindi queste cose ci sono sempre negli eroi classici. Cioè, Tex è un eroe classico, non è certo un antieroe, non è certo quell'eroe moderno pieno di problemi che abbiamo imparato anche a apprezzare e amare nei decenni successivi. Quindi noi portiamo avanti un eroe classico, come potrebbe essere Achille o Zorro o Don Chisciotte, però ha una camicia gialla e ha le sue avventure nel West. Poi il West è invecchiato, anche il West appartiene al passato. Quindi dobbiamo tenere in vita un eroe classico che esprime però delle idee universali e farlo apprezzare a dei lettori che in parte hanno le nostre idee, ma in parte invece non sanno, non conoscono questo retroterra. E questa è la parte difficile. Devo dire che una certa innovazione ci vuole, lo stesso Bonelli nel corso degli anni aveva cambiato il suo modo di scrivere, Sergio Bonelli, Claudio Nizzi hanno scritto texti in modo diverso, evidentemente io non posso fare delle fotocopie, se facessi le fotocopie avremmo chiuso da 30-40 anni, invece andiamo avanti ed è un record mondiale, per cui bisogna innovare. Una delle idee che abbiamo avuto, come sai, è stata questa. E infatti anche lì volevo arrivare, che questo ha portato molti lettori giovani a Tex. Allora, ha portato dei nuovi lettori, questo sì, anche giovani, anche dei ragazzi, non moltissimi, perché purtroppo tu hai detto, abbiamo detto prima, bisognerebbe insegnare o dare l'esempio agli autori, ma bisognerebbe anche dare l'esempio ai lettori. I lettori vengono a mancare. Una volta, quando io ero ragazzo, negli anni 60,
tutti nella mia classe delle medie o del liceo leggevano fumetti, tutti. Ieri sera mi diceva mia figlia che nessuno dei suoi amici leggono fumetti, quindi avevo lì dei fumetti da regalare e non potevo regalarli a te perché non so dove stai, e ho dovuto portare in casa editrice, andare al macero perché non sapevamo a chi dare. Quindi questo è il problema principale. Ma è anche, no? Secondo me, che c'è anche chi li legge ma purtroppo rimane nascosto, perché magari... Sì. Magari rischia di essere, ha paura di essere preso in giro perché legge i fumetti a una certa età. Bravo, questo è sempre stato il cruccio di Sergio Bonelli in passato. Poi sono arrivati gli anni 60, gli anni 70, grazie a Oreste Del Buono, ad altri, come sai, a Umberto Eco, ad altri, al Festival di Lucca, il fumetto, anche grazie ai francesi che sono stati i primi, come sempre, a scoprire questa arte nuova. Il fumetto è diventato importante, è entrato nella cultura, però è entrato nella cultura... ma in un certo senso ha perso lettori nel corso degli anni. Adesso sembra che siamo tornati a quel periodo lì. Il fumetto ha perso d'appeal, ma anche il jazz ha perso d'appeal, tanto per dire, tutte queste la fantascienza ha perso d'appeal, quella letteraria almeno. Certo. Quindi adesso YouTube, tu sei uno YouTuber, quindi tu sei sulla cresta dell'onda in un certo senso, e per fortuna ti occupi di narrativa a fumetti anche, no? Diciamo che questo prodotto in un certo senso è un prodotto d'epoca, no? Lo vedi anche dalla grafica, che vuole ripercorrere qualcosa di vintage, che era l'eroe degli anni 40, il giustiziere fuori legge, ma spero, e per qualcuno lo è anche qualcosa di nuovo, di moderno e di appetibile, e di figo, cosa sì, che è difficile far credere ai ragazzi d'oggi che il fumetto sia figo, ma è difficile anche, come ho detto prima, fargli credere che sia figo un sax tenore o un cantautore tradizionale, no? Esattamente. Che potremmo fare un fumetto rap, allora forse riusciremmo a sfondare. Però devo dire che intanto io, quello che sento in giro, anche altri canali, persone che leggono, dicono che, ne sono convinto, che Tex Willer e Drago Nero siano in questo momento le serie più belle in Italia che ci siano. Quindi Tex Willer comunque ha fatto presa molto anche su chi non leggeva Tex. E conosco gente che ha cominciato a conoscere Tex con Tex Willer e poi ha detto, sai che c'è, fammi andare a vedere la serie classica, perché... a quel punto voglio vedere l'altra faccia della medaglia, cioè voglio vedere poi come è cambiato Tex. È chiaro che noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, come ti dicevo prima, rispetto a quando Sergio ci faceva i complimenti, ha detto faccio del mio meglio, e effettivamente è così, poi siamo umani, si spera sempre che i lettori trovino in quel mese la storia eccezionale che li innamori. Ogni tanto noi riusciamo a farne, abbiamo dei grandissimi disegnatori, tu sai che abbiamo pubblicato quest'anno il Texone di Claudio Villa. Claudio Villa è un grande maestro, abbiamo pubblicato la sezione di Carnevale, un altro grande maestro. Bellissimo. Ecco, io penso che una persona che improvvisamente si trovi davanti a quei disegni dovrebbe dire che miracolo, ma come mai non sapevo dell'esistenza di questa arte? Io spero che questo succeda più spesso, però come bisogna arrivare però alla gente, come sai, e le edicole sono sempre meno, quindi adesso non diciamo cose tristi, ma è così. È un altro dei punti che sostengo io, perché io sostengo che le edicole non solo siano il veicolo per far arrivare il fumetto popolare al popolo, nella migliore accezione del termine, ma siano un punto di ritrovo. Cioè, per me l'edicola è come la parrocchia e la stazione dei carabinieri in un paese, in un quartiere. Una volta era così, purtroppo adesso non c'è, ci sono molti quartieri senza edicola. La mia edicola è chiusa per settimane fa e non ho edicole vicino a me. Quindi purtroppo succede questo. Ma fate piacere prima che ricordassi Drago Nero, perché poco fa ero con Luca Barbieri, il redattore di Drago Nero. Effettivamente quello è un fumetto nuovo e anche un genere, il fantasy, che va per la maggiore adesso, quindi ha colto un momento, diciamo, e è piuttosto interessante. Come sai, si stanno facendo i cartoni animati, stiamo cercando canali nuovi, per cui anche su Dumbia dovrebbe uscire il famoso film, ma in questo momento, per colpa del Covid, non si sa quando, quindi questa cosa ci ha un po' tagliato le gambe. Purtroppo il film è tutto rimandato. Sì, infatti. Ma il film è pronto? Cioè, io non ho capito se il film è pronto. E non... dovrebbe esserlo, io non l'ho ancora visto. Ma... Però è stato girato, è stato già montato. Completato, è stato una post-produzione. Aspetto di vederlo. Poi tutto slitta, purtroppo. Sì, è un momento così. Ma anche perché è inutile, anche se ci fosse le sale disponibili, è inutile farlo uscire in questo momento, verrebbe bruciato. No, perché... Sì, i film restano pochissimi. Questo è un momento critico per questo tipo di arte.
il fumetto ancora resiste, per fortuna. Durante il lockdown le persone hanno letto, avevano difficoltà a raggiungere le edicole, però poi c'è stato un boom di richieste di arretrati, li abbiamo esauriti in qualche caso, e li stiamo ristampando, perché Tex, anche se non è ai livelli degli anni 60, dove continuamente si ristampavano i Tex, vecchi, nuovi, eccetera, però è successo in questi mesi che alcune copie sono andate esaurite in magazzino e le abbiamo ristampate apposta per la vendita online. Parlo del Tex regolare. Certo. Quindi, questa è una bellissima notizia. Incrocio le dita, da questo punto di vista vendiamo ancora molto bene. Tex sicuramente è la colonna che regge tutto. Quindi, quando tu mi dicevi prima, sì, c'è un po' di è bello scriverlo, c'è un po' di senso di responsabilità, cerco di non pensarci, cerco di fare del mio meglio, come si è detto, perché effettivamente su Tex si regge non solo la casa editrice, ma anche il fumetto italiano. Cioè. Sì, anche perché poi Tex, insieme probabilmente forse a Zagor e forse Dylan Dog, sono quelli che poi si trovano nei supermercati, si trovano nelle edicole sperdute, cioè quelli sono quelli che si trovano ovunque. Poi allargando... Non so se lo sai, ti anticipo questo, diciamo qualche scoop, non è un vero scoop, perché quelli che sono più avveduti già lo sanno, ma Tex e Zagor stanno per incontrarsi. Sì, ho letto qualcosa del oltre ai crossover con la DC, che sono certo. I programmi. Quindi... come sai, c'è sempre qualcuno su internet o altrove che dice ma che cosa sarà, che cosa brutta sarà, perché devono incontrarsi? Oppure qualcuno che ha detto perché far ritornare Tex all'epoca di quando era fuori legge, si è già visto. Beh, innanzitutto ci sono un sacco di possibilità narrative. Se vogliamo tenere in vita un personaggio o più personaggi o il fumetto in genere, dobbiamo sfruttare queste possibilità narrative, non evitarle per un mal... una mal pensata razione di come si può dire, cioè non esiste niente che sia sacro. Anche Tex, pur avendo la sua, non è sacro, non è la Bibbia. Cioè, noi possiamo riscrivere o scrivere nuove storie senza tradirlo, ma anche innovando. Hai capito cosa sto dicendo? Certo. Quindi, ma poi le contaminazioni, secondo me, fanno sempre bene. Esatto. Che è stato per anni tenuto nel cassetto perché effettivamente era difficile e delicato, adesso si farà. E si faranno altre storie, si farà come in questa storia che tu vedi, per necessità devo in parte affrontare una storia già scritta da Giulio Bonelli, ma senza tradirla, certo. Perché i lettori di Tex Miller non conoscono quella storia, è uscita negli anni 60, mezzo secolo fa, quindi in tutti i media, come tu sai, si riscrivono le storie, certo. L'uomo ragno viene riscritto ripetutamente, in Tex questo non succede, è stato sempre protetto nella sua integralità, in questo caso però un ritorno al passato, un omaggio, e attenzione, non un rifacimento, non un remake, non un reboot, ecco, sì. Cosa vuol dire? Si rifà tutto, calcio nel sedere, il vecchio personaggio lo si fa nuovo, no, non è così, il personaggio è sempre quello, semplicemente si raccontano le vecchie storie da un'altra angolazione per chi non le conosce, in questo modo il personaggio rimane vivo, hai capito? Non è un delitto di lesa maestà. No, beh, anche perché lo state facendo voi, quindi non è che è affidato a qualcun altro esterno, quindi c'è la sapienza di chi lo scrive da anni. Sembra un'escusatio non petita, però effettivamente per quella minoranza estrema che non ha letto neanche, non ha neanche comprato Tex Willer, perché ha detto, ma no, insomma, cioè voglio dire, vorrei far dire a queste persone che in realtà chi poi l'ha letto l'ha trovato avvincente. Siamo riusciti a riprodurre in un certo senso il ritmo e il senso wonder, il senso della meraviglia dei fumetti degli anni 50, pur essendo più moderni nello stile. No, ma infatti è stato un esperimento ottimo, secondo me, come per esempio anche gli esperimenti di graphic novel, se vogliamo chiamare così, con i quali siete usciti in libreria tipo K11, sì. tipo Il Confine, che sono dei prodotti, secondo me, ottimi dal punto di vista tecnico, quindi nell'impaginazione, nella carta e tutta la parte, ma anche delle ottime storie che... allargano ancora il discorso fumetto, ma come Attica, per esempio, che io ho scoperto che gente ha comprato Attica, gente che di Sergio Bonelli non aveva mai letto niente in vita sua, e quindi questo, se di 100 che hanno comprato Attica 10 provano un altro personaggio Bonelli, è già un risultato, secondo me. Attica tra l'altro ha uno stile diverso, no? Anche diverso dallo stile Bonelli tradizionale. Poi c'è la serie di Samurai di Recchioni, ci sono tante idee, certo, no? Certo. Tutte sono in libreria o quasi sono in libreria. E poi ci sono anche le nostre graphic novel di testi cartonati alla francese, no? Quella è un'altra idea che abbiamo avuto io, il vecchio direttore Marcheselli. Sta per uscire
in quella serie è una storia di Breccia, Enrique Breccia, che secondo me è straordinaria, colorata da lui. Poi uscirà una storia di Font, uscirà una storia di Carnevale, Carnevale con del Texone farà un cartonato alla francese e così via. Che altro dire? Bellissimi, quella serie è bellissima proprio da avere, da sfogliare. L'ultimo di Milano, io sono rimasto a bocca aperta, veramente straordinario, veramente bello. In effetti anche quello ci dà soddisfazione dal punto di vista artistico, quindi è un modo nuovo di far conoscere Tex. Lo stiamo pubblicando anche in Francia, no? Non ci vengono, non è che gli viene dietro un grande riscontro economico, ma essenzialmente per far conoscere o far di nuovo conoscere Tex nel mondo, queste varie pubblicazioni possono servire, quindi anche le storie brevi a colori. Certo. No, infatti ho anche altre persone che conosco che non hanno mai letto Tex, ma hanno appena comprato e recuperato tutti i cartonati alla francese. E quindi, quindi si cerca di prenderli giustamente, ognuno con una cosa, cioè per tirarli poi dentro, perché poi magari, ripeto, viene la curiosità di dire: oddio, il cartonato alla francese era bellissimo, adesso vado a vedere la serie classica. Perché sono dei formati diversi che possono accontentare pubblici diversi, ma permettono anche noi di scrivere storie con un ritmo diverso, e quindi anche dietro un lavoro artigianale artistico. Non è soltanto uno sfruttamento economico, anzi. No, io... In certe produzioni potremmo addirittura essere in lieve perdita. Se noi volessimo soltanto vendere tanto, ci dedicheremmo solo a pubblicare il mensile. Ma bisogna diversificare, come sapeva Sergio Bonelli, come è la legge principale dell'economia, e interessare più lettori. E anche per noi scrivere in modo diverso le varie sullo stesso personaggio. Certo. Per quello che non so, anche Drago Nero c'ha le varie... c'ha Senza Anima, sì, c'ha le varie serie, Drago adesso... alle Zagor Novels, no, Darkwood Novels, eccetera. Ma anche l'esperimento di Mister No a colori nella collana Audace è stato un ottimo esperimento, quindi... quello sì, c'è un reboot, no? Il Mister No che va nella guerra del Vietnam è un reboot. Però anche lì ha preso gente che non ha mai letto Mister No. Perché no? E ricordiamo che il 29 di ottobre Mister No verrà ristampato a colori con la Gazzetta, e chi non l'ha mai letto Mister No può recuperare Mister No a colori... Ma adesso stiamo pubblicando La Strada dei West, che è un capolavoro assoluto, sì, no? Sì, sì, anche quella. I nostri fumetti, abbiamo un magazzino incredibile di storie, di avventure, che in questo modo rimane vivo. Secondo me è una cosa buona. E io sono d'accordo anche nello ristamparlo a colori. Sì, anch'io sono d'accordo. È chiaro che anch'io preferisco per la tradizione il bianco e nero. Però, per esempio, la serie di Tex Willer ha la possibilità di avere anche ogni tanto i volumi a colori, quindi abbiamo entrambe le denominazioni, le possibilità. Sapevi che l'anno prossimo compriamo 80 anni, cioè non io, ma la casa editrice. Per cui in qualche modo festeggeremo gli 80 anni della casa editrice nata nel 41. Nella speranza che si possano riaprire queste fiere e queste che ci sia di nuovo questo incontro tra il pubblico e le case editrici, perché è bruttissimo senza le fiere. Io sì, sarebbe bello, anche quest'anno non abbiamo potuto festeggiare il ventennale di Dante, e io ci avrei tenuto. Assolutamente. Probabilmente presentare un trailer del film non è stato possibile, d'accordo, ci sono alcuni problemi, cercheremo di non pensarci, di appuntare. Dobbiamo andare avanti e cercare di sperare che si risolva il prima possibile. Ma invece anche per farti vedere questo che sta per uscire, non so, lì volevo arrivare. Ma Dampier invece come nasce? Allora Dampier nasce da io e Colombo lavoravamo indefessamente nella casa editrice scrivendo Mister No, Zagor, eccetera eccetera, e scrivendo lì redazionali, rubriche, correggendo bla bla, però volevamo fare una serie insieme, e siccome avevo pubblicato questo manuale del vampirologo, perché io mi occupavo della Coran Almanac tanti anni fa, era un lavoro improbo, e il manuale del vampirologo su un almanacco di Landon. Ok. Lì ci si parla della figura del Dampier, no? Il Dampier che era un cacciatore di vampiri, ma in realtà figlio e gli stessi di un vampiro nella Serbia, nell'antica Jugoslavia. Ecco, ecco qua, questo era quel vecchissimo. Sono passati 30 anni. E allora abbiamo pensato a questo trafiletto minuscolo, abbiamo fatto ricerche, abbiamo inventato il personaggio, l'abbiamo proposto. Ricordo che all'inizio si voleva fare una miniserie, sarebbe stata forse la prima miniserie della casa editrice, perché alcuni in redazione non erano convinti. Però mi ricordo che dopo che ho presentato il progetto, ecco, quella è stata una delle pacche sulla spalla metaforiche di Sergio. Sergio disse, sì, ma facciamone una serie. E in quel momento l'avrei abbracciata, tanto che non usata, tra di noi non usata, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto una serie ed è ancora qua. È 241 quindi, il numero che esce, il 4, giusto? Sì, quindi siamo ormai
Beh, sì, sono 21 anni e passa di uscite, quindi devo dire che delle serie di allora solamente Julie ed Andrew sono ancora in edicola, di quelle che sono uscite alla fine degli anni 90, dall'inizio 2000. Beh, anche Martin Quindi, Mister tiene no, quelli sono bimestrale, veramente appunto, altri. quindi. Però sì, di quelle dopo sì, era. Numero di quel blocco di serie, alcune anche di grande successo come Magico Vento, che sono uscite alla fine degli anni 90, perché Martin Mister è degli anni 80. Anzi, io sono arrivato quando usciva Martin Mister praticamente. Anche tu sei E arrivato poi... nel 84 in Bonelli, giusto? Sì, però ero lì da ogni tanto, Infiltrato da prima. bazzicavo, sì, anche perché facevo un pochino l'assistente di Gianluigi Bonelli, cosa che racconterò poi in quel libro che esce a cuore di Gianni Bono, un librone su Gianluigi che se lo meritava, pieno di fotografie, di aneddoti interessanti, di interviste, e quindi ovviamente bazzicavo la casa editrice. E quindi ero presente alla nascita di Martin Mister, ero presente alla nascita, al parto di Dylan Dog, ho avuto l'onore di leggere i primi cinque episodi sceneggiati, che erano ancora più belli che vedere disegnati, Sì, perché trasformati. aveva un'abilità incredibile nella sceneggiatura. È chiaro che questo è stato molto utile per me, come per imparare, è Certo. ovvio. A me piaceva anche Passavo. molto Nick Rider. Sì, su Nick Rider abbiamo lavorato con Quirolo come redattori. Essenzialmente Colombo ha scritto delle storie di Nick Rider molto belle, Gino D'Antonio, eccetera, eccetera. Io le correggevo, tra virgolette, nel senso che guardavo non ci fossero refusi, perché quelle storie erano perfette così come erano. Certo. Nick Rider è di Claudio Nizzi, però, come sappiamo. Sì, tra l'altro. Nizzi che è tornato a collaborare con me. Ma se si Ciao. può dire, ma cioè, che c'è di fondato su una miniserie o un ritorno di Nick Rider? Ma voglio dire, Nick Rider ha già avuto qualche remake, c'è stato qualche ritorno di Nick Rider, beh, come c'è stato adesso di Mister No, Appunto. e come ci sarà di altri personaggi. Leg sta uscendo nella collana Le Nelle Storie, per dire, storie, no? sì. Sono personaggi che hanno ancora molto da dire, che se sono stati chiusi in passato, non è perché andassero così male, ma semplicemente perché gli autori volevano passare ad altro. Oppure non andavano così bene a livello degli altri dell'epoca. Oggigiorno li terremo aperti, hai capito cosa sto dicendoti? Che Nick Certo, Rider adesso sarebbe purtroppo. un grande successo per le vendite allora, però è stato chiuso perché eravamo troppo ben abituati. Questo vale anche per Mister No, che però secondo Sergio, che era il suo autore, non aveva più niente da dire, quindi lui ha scritto l'ultima maxi storia, poi l'ha chiuso, e mi è piaciuto molto perché avrei voluto scrivere Mister No se avessi potuto. Anche a me, Mister No è un personaggio che mi è sempre piaciuto moltissimo, proprio come molto diverso da Tex, ma questo uscirà? Allora, esce il 22 ottobre Ah, quindi ci ed è siamo. speciale Dampier. Anzi, tra gli speciali Dampier è il numero 16, quindi siamo già al numero 16 dei speciali che sono arrivati qualche anno dopo l'uscita della serie. Ed è un omaggio a Salgari, o Salgari come preferisci pronunciarlo tu. Sì. E qui sono Sandro Canaianez, che sono anche in copertina, io sono un fan di... Infatti sì, infatti sì, ho visto. Esatto, e quindi evviva, i pirati della Maresca. Quindi, Bellissimo. come vedi, ci si diverte, no? Ci mettono dentro i nostri personaggi preferiti nelle storie. Ho messo anche Conan nell'ultimo Dampier uscito, quindi... Beh sì, ogni tanto si cerca di inserire quello che poi è il nostro, quello che uno ha letto, con cui è cresciuto e con cui è nato come lettore, insomma. Quindi ma oltre a Tex, che cosa leggevi in adolescenza? Quando no, il testo lo leggevo da bambino e poi anche in adolescenza, ma ho cominciato leggendo testi, Corriere dei Piccoli e i fumetti di Paperino, ovviamente quelli di Topolino, di Romano Scarpa, Carlo Candy, Bottaro, che secondo me ancora adesso sono sceneggiature meravigliose. E dopodiché crescendo ho letto i fumetti francesi, no? Qui il professor Mortimer, Tintin, Asterix, questi qua. Blueberry, ovviamente, il Blueberry di Charlier degli anni d'oro, è un fumetto western meraviglioso. E quindi questi mi hanno insegnato molto. Uno dei miei preferiti, poi crescendo, era sicuramente Gino D'Antonio, oltre a Gianluigi Bonelli, aveva uno stile completamente diverso. Quando io scrivevo nelle sceneggiature che proponevo a Gianluigi Bonelli, che lui mi bocciava sempre regolarmente, ogni tanto c'era qualche descrizione, qualche personaggio un po' più approfondito, lui diceva: non mi fare il D'Antonio, e Gino scrive in un modo diverso. Io devo dire, hai ragione, Gianluigi Bonelli, dicevo io.
devo ammettere che crescendo credo di aver fuso un po' i due stili insieme, quindi nel mio credo che sia normale stile, entrambi, sì. Se no entrambi c'è anche un po' di Berardi, una spruzzatina di Berardi, perché avevo già 20 anni quando ho letto Ken Parker e l'ho trovato meraviglioso, quindi cioè, da tutta questa alchimia nasce, come vedi è molto utile avere questi maestri, se non li avessi avuti probabilmente non sarei riuscito a raggiungere questo traguardo. Ken Parker è un capolavoro assoluto, una chicca nel mondo del fumetto italiano. Ma è ancora vostro? Cioè, ci avete ancora voi? No, questa è una cosa triste. Della casa editrice ormai non mio, ma no, perché Berardi penso abbia ricomprato i diritti, sono cose di cui non mi occupo. No, era una curiosità perché hanno rifatto, io l'ho presa per amore, no. La ristampa che hanno fatto in edicola. È stato un po' uno sfregio a Ken Parker la ristampa, quindi speravo che aveste ancora voi la possibilità. Non so perché lo dici, nel senso che io non ce l'ho e io ho la collezione originale, per cui so che sono stati fatti dei cambiamenti. Non, probabilmente solo non ricordo le storie di Milazzo, no? Perché eccetera, eccetera. Sono stati tolti gli interventi redazionali, probabilmente. Ma io preferisco l'edizione originale. Sì, assolutamente. Parker non sia in quel gruppo di personaggi che vedete sul sito Bonelli tutti assieme, e c'è la mancanza di Ken Parker, secondo me questa è una ferita dolorosa. Ma perché soprattutto perché voi l'avreste ripubblicato integrale, fatto bene, rispettando il lavoro di Berardi e Milazzo. Certo, penso di sì. Cosa che purtroppo non è stata fatta dalla Gazzetta, perché hanno preso solo le storie di Milazzo, quindi nemmeno tutte, neanche quindi in ordine cronologico, e poi colorate in una maniera veramente inguardabile. Io l'ho presa perché purtroppo anni fa ho fatto un errore, questa è una cosa che chi mi segue lo sa, io ho avuto un momento di follia, ho venduto tutti i miei fumetti, poi adesso nel corso degli anni li ho ricomprati tutti, tranne Tex e Topolino, io li ho venduti tutti, quindi poi adesso li ho ricomprati e Ken Parker è uno di quelli che dovrò recuperare, perché però nel frattempo, prima che recupererò quella originale in bianco e nero, intanto questa a colori per averlo e poterlo rileggere ogni tanto l'ho presa, però è veramente, hanno fatto veramente uno scempio. Beh, è terribile quando succede questo, non so perché li fate, rimatto, io li ho, me li hanno rubati, i fumetti, quando ero ragazzo mi hanno rubato la mia collezione di Phantom, Mandrake, Flash Gordon, Principe Valiant, Black Macchino, Collana Eroica, tutti persi per sé. No. E l'uomo ragno no, ce l'ho ancora, quello l'ho guardato dopo. Quella della Corno? Quella della Corno, sì, ce li ho tutti. Quella è una bella collezione, al di là del punto di vista economico, è proprio un pezzo di storia del fumetto italiano. Tutti i fumetti classici in edizioni americane, quelle rilegate bellissime in inglese ovviamente, Terry Pirati, Flash Gordon, Rip Kirby, tutti in quell'edizione lì. E io come vedi sono un cultore del fumetto, non e classico. Lo chiedo, ma leggi ancora, trovi ancora il tempo di leggerli? Beh, trovo ancora il tempo di leggere tutto, perché forse non trovo il tempo di dormire, ecco, sì, cioè, sto rileggendo integralmente Terra dei Pirati, sono arrivato alla Seconda Guerra Mondiale, ovviamente al 43, perché arrivo al 45, e sto rileggendo il Tarzan di Russ Manning, che trovo fantastico, tutte in queste edizioni meravigliose americane, mi rileggo quotidianamente quasi Karl Barks e le sue storie dei paperi, così via. E poi leggo anche altra letteratura, non so come... Cioè, no, certo. No, però vedere quelle cose lì mi porta anche a essere... Cioè, voglio dire, io non mi ritengo un autore incommensurabile come loro, capito? Se non ci fossero stati loro, non avrei saputo come metter mano. Cioè, io sono un autore prolifico, credo che le mie storie siano divertenti, mi diverto a scrivere e a volte mi diverto a rileggere, perché faccio la prova, non sempre, per vedere, a volte invece ne vedo i difetti, come è logico, che sono anche un editor, quindi se vedo i difetti altrui vedo anche i miei. Questa non è una dote da tutti, però li vedo, ma chiaramente non è che posso evidenziarli a te, non lo faccio. Però so quelle le mie storie sono uscite e quelle che non lo sono. Quando però leggo una pagina di Karl Barks, io trovo lì che è la meraviglia della sintesi, dell'arte, della sceneggiatura e così via. Però e quindi penso ancora... che sia normale. Che uno se scrive più pagine in assoluto nella storia della Bonelli, è normale che poi ce ne siano alcune dove magari uno è un pochino più soddisfatto. Quando leggo per esempio le storie di Berardi come, non so, Dritto e Rovescio, oppure la ballata di Pato Shane. Sì, è vero, tanta roba. Però penso che poi tu adesso sia il punto di riferimento. Il fumetto che parla con un uomo inutile, che poi è ispirato a John Ford, non so se te lo ricordi, quello del vecchio soldato che va in pensione, gli regalano un orologio, poi lui viene attaccato dagli indiani nella prateria
eccetera, eccetera. Quello, di quello io con Giorgio Bonelli, il fratello minore di Sergio, avevo fatto negli anni 80 una versione di fumetti in TV per la Fonoroma a Milano, facevamo i fumetti in TV, quindi avevo sceneggiato quasi integralmente conservando il dialogo di Berardi e fatto doppiare, c'erano le voci degli attori, avevo ricolorato le tavole, le avevo filmate con la macchina da presa ed era venuto fuori una paio di episodi di un'ora circa in tutto, una storia bellissima, quindi me lo ricordo per tutti. Ma c'è modo di recuperarli queste cose? No. Purtroppo sono stati cancellati. Ah. Sono stati cancellati come e sono solo dei frammenti rimangono e la colonna sonora di alcuni. Sì, purtroppo sì. No. Non erano proprietà. All'epoca i nastri non è che avessimo, non c'erano ancora, pensa quanto tempo fa, ancora i videotape non li avevamo, e anche quando li abbiamo avuti non avevamo il diritto di scaricarceli e non avevamo i DVD, non esistevano i DVD, per cui non è stato fatto ed è stato tragico, tante cose si sono perse in questo modo anche più belle. Che peccato. Ma Tex si pubblica ancora? In quanti paesi si pubblica ancora nel mondo? Ah, non so, una dozzina di paesi, in Finlandia per esempio, in Brasile. Io l'ho trovato in Turchia. Sì, in Turchia, certo. Anche a Ceylon. Quindi ancora la serie regolare viene pubblicata all'estero, sì, oltre magari i volumi. Certo, altri volumi speciali, eccetera, sì. Beh, si pubblica. L'ultima cosa, ma quale potrebbe essere un modo per avvicinare magari i ragazzini al fumetto in generale, quindi ovviamente alla Bonelli, ma proprio al fumetto, cioè andare nelle scuole, tenere delle lezioni, dei seminari, vedere un disegnatore che lo disegna, non lo so. Noi l'abbiamo fatto, siamo stati nei licei, nelle scuole medie, l'abbiamo fatto, ho un po' smesso di farlo perché sempre meno, cioè i ragazzi conoscono l'argomento, sono interessati, quindi sinceramente non so bene come si possa fare. L'arrivo dei cellulari, soprattutto degli smartphone, ha reso difficile tutto questo. Io stesso, che mi sono sempre portato un libro in tasca quando andavo, non so, dal medico in una sala d'aspetto eccetera, adesso magari me ne dimentico che tanto ho il cellulare, e quindi figurati, devo dire che questa è una battaglia abbastanza persa. Se le cose non cambieranno in qualche modo, credo che sia una battaglia persa. Che è un peccato, perché se i ragazzi capissero che non bisogna abbandonare il cellulare o abbandonare il videogioco, ma trovare del tempo per dedicarsi a un fumetto che ti dà dei tempi e delle emozioni che non ti può dare nessun altro mezzo di comunicazione. La capacità di attenzione di un ragazzo d'oggi è di 2-3 minuti, che è quella. Già il tuo YouTube di 40 minuti è troppo lungo per loro. Dovresti ridurre questo a 2-3 minuti. Infatti molti lo guardano a puntate. Okay. Molti lo guardano a puntate. Sì, è vero che la capacità di attenzione, però secondo me si allena, cioè nel senso, secondo me se qualcuno si mette lì, legge, magari oggi legge 5 pagine, domani ne legge 7, dopodomani ne legge 10, ci si allena, si prende gusto, sì, secondo me. Credimi, la scuola ci prova sempre, a scuola danno da leggere dei libri, ma innanzitutto è sempre difficile trovare i libri scritti nel linguaggio che i ragazzi capiscono. Anche i libri di 30-40 anni fa che noi leggevamo, di 50 anni fa, come Il Barone Rampante o Lessico Familiare, o addirittura, ne so, Gian Burrasca di un secolo fa, sono scritti in un italiano che i ragazzi d'oggi non comprendono più. Quindi il problema è lì. Tutto si è un pochino abbassato al grado zero del linguaggio, cioè il linguaggio è diventato tutto abbastanza autoreferenziale. Per cui il ragazzo legge se stesso e legge gli sms dei suoi amici, ma non molto di più. Ma purtroppo non si scrivono più neanche gli sms, perché ormai si mandano i vocali. Che è un'altra... Si mandano i messaggi vocali. Adesso, un'altra perversione in più, se posso usare questo termine. Non scrivono neanche più quello. Appunto, cioè, quindi non si scrivono più le lettere, non si scrivono più, e quindi... L'immagine, fine. Sì, è così. Cioè, questo è molto... La civiltà dell'immagine, ma soprattutto del computer, la connessione ha creato questo stato di cose. Perché, vabbè, io per esempio, è chiaro che io leggo sempre, io sono nato tanti anni fa, qui, certo. Però vedo che anche le serie televisive adesso hanno un pochino, c'è la serie televisiva che si vede a getto continuo, no? Sì. Ha un po' distrutto, ha distrutto anche la capacità di leggere la puntata. Quando esce una puntata di questo, alcuni mi dicono, ma è troppo lunga, perché devo aspettare 6 mesi, ma perché non ti leggi la prima puntata? No,
non si può fare, devono aspettare a livello insieme. Invece era proprio il bello. Esatto, era quello il bello. Cioè l'attesa era la parte più bella, cioè che uno quando arrivava, quando esce il text nuovo che finisce la storia? Ancora adesso io lo scrivo apposta per farlo leggere a puntate. No? Certo. Cliffhanger, no? Alla fine dell'episodio. È certo. Va bene. Grazie, io l'unica cosa che mi chiedevo, questa è una cosa sciocca mia, ma quando uno si immerge per tanti anni così in Tex e poi che fa? Va al bar e dice: ehi, tizione d'inferno, dammi un caffè. Cioè, quanto allora, si entra poi? Cioè, quanto ci si stacca quando uno esce dal... No, Luigi Bonelli lo faceva. Ok. Tex, cioè lui aveva una sicurezza in sé formidabile. Io non ce l'ho, io sono un tipo deciso, ma ti assicuro non ho questa sicurezza né questa arroganza. Se lo faccio rischio di sembrare vinto, perché non però sono assolutamente verrebbe, insomma, perché uno quando poi si trova talmente tanto nel personaggio poi magari viene da... Mi fa piacere che la gente non mi conosca, cioè io sono abbastanza, cioè nel senso, per fortuna, perché mi vergogno un po' di quello che faccio. Mi vergognerei anche se fossi un professore di letteratura, non è utile, fosse, cioè, no, dire, no, certo, mi vergogno, però preferisco, sono un po' inglese in questo, hai capito? Non... Assolutamente, e per questo che alla fine di questa nostra chiacchierata il mio ringraziamento è doppio, triplo, quadruplo, perché insomma sì, è stata una cosa... Però sei fortunato che in casa editrice, dopo 3 anni o 4 di sforzi, mi hanno costretto in queste settimane a fare molti video. Tanto ci sono 2 o 3 miei video contemporaneamente oggi sul sito Bonelli, e io finalmente ormai ho ceduto, le dighe si sono aperte, quindi ho fatto questi video, posso ben fare anche il video con te, no? Grazie, quindi, io devo ringraziare anche tutti i disegnatori che a oggi... che si sono alternati, sì. E che ieri è uscito, l'altro sabato è uscito il 3 chiacchiere con Michele Benevento, e la cosa sì, che mi ha fatto molto piacere non solo la disponibilità di tutti quelli che ho contattato e di quelli con i quali già sono d'accordo e dobbiamo registrare nei prossimi giorni, ma per esempio che ieri Claudio Villa ha postato sul suo profilo il 3 chiacchiere con Benevento dicendo: un altro grandissimo disegnatore, andate a vedere il 3 chiacchiere di 8-bit, grazie 8-bit. Se Claudio... Beh, tra l'altro Benevento ha cominciato con me in Dampier, poi ha fatto ovviamente sì, i lavori con Benda, eccetera, e con Tex anche, adesso sto facendo Tex, la sua prima storia è La figlia di Satania, non so se sì, sì, te la ricordi. E un altro che spero che tu prima o poi contatterai è Maurizio Dotti, per esempio. No? Maurizio Dotti già l'abbiamo fatto ed è stata bellissima, perché lui... Ti seguo, non ti sto seguendo. No, ci mancherebbe, sono 37, ma è molto interessante perché lui ha preso una copertina, mi sembra, del numero 21 di Tex Willer, e ha fatto vedere le 5-6 prove che ha sottoposto a te. E quindi certo, ha detto: io ho sottoposto questa, ma lui mi ha detto che il coccodrillo non poteva avere, ho sottoposto questa. Ti regalo una delle future copertine di Dotti che forse non ti ha fatto vedere, perché me l'ha mandato. No, questo è speciale Tex Willer di questo Natale, che è okay, dedicato al fratello Sam Willer, okay, come vedi, si chiama un uomo tranquillo, ed è scritto, udite udite, Roberto Recchioni, che ha fatto un buon lavoro, perché grande la copertina, eccezionale, un ottimo lavoro, un uomo di idee, ha avuto una buona idea. Grazie per questo regalo, e la cosa bellissima è che lui ogni prova ha spiegato che cosa tu avevi detto che non andasse bene, e quindi certo, prima l'ha fatto cambiare perché qui è, e poi ad arrivare, quindi è stata una cosa che chi segue ha apprezzato da morire. C'è una gag continua tra me e Dotti, che è uno di quelli che sbagliano poco rispetto ad altri, sbagliano pochissimo, che quando arriva io alzo gli occhi e dico: ma Maurizio, mi sembrava di essere spiegato per me. E lo faccio sempre, anche quando non c'è nulla da dire, perché è bellissimo che lui mi ha detto no, qui mi ha detto che effettivamente c'aveva ragione, perché e qui ha detto che effettivamente c'aveva ragione, quindi poi lui si rende conto che ovviamente chi ha un'esperienza così grande in Tex poi alla fine riesce ad avere. Guarda, questo è veramente fuggevolmente 3 prove di Claudio Villa, sì, per una certa storia che è La Negra Muerte, la terza parte della storia del Guatemala, eccole qua, spettacolo, vedi, lui ne fa tantissime anche lui, e sono tutte belle. Però noi scegliamo sempre la migliore, per cui è importante. Certo. Grazie, io pure queste ultime chicche alla fine non ho parole. Grazie mille per aver accettato, è stato un piacere enorme, un onore, nella speranza. Allora, io sono qui soltanto perché sennò annoiamo la gente, però un'altra volta, tra un anno magari ci rivediamo. Assolutamente, grazie mille, grazie. Ciao Manuel, ringrazio. Ciao.